Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ancora una volta ci ritroviamo su Honkai Star Rail perché, come annunciato la volta scorsa, avendo parlato di quelle che sono le classi del gioco e quindi aver avuto la possibilità di identificare i nostri personaggi e collocarli in delle sezioni ben specifiche, oggi parliamo di un altro aspetto importante del gioco, ovvero gli elementi. Gli elementi del gioco che sono presenti ovviamente all'interno di Honkai ci consentono non solo di avere un vantaggio strategico nei confronti dei nostri avversari, perché per l'appunto possiamo breccare le loro difese e quindi renderli più vulnerabili e successivamente anche applicare degli effetti extra che vedremo ovviamente oggi, ma al tempo stesso ci consentono anche di variare quello che può essere la nostra strategia e quello che può essere anche il nostro organico di gioco. Innanzitutto, cosa bisogna dire degli elementi? Bisogna dire che gli elementi in gioco sono 7 e questi elementi in realtà per me potevano essere anche gestiti in maniera diversa. Secondo me avere 7 elementi all'interno del gioco è un po' eccessivo. Avrei preferito di più rimuovere l'effetto fisico, per esempio l'elemento fisico, dato che viene considerato come un elemento, e o l'elemento immaginario o quello quantico, uno dei due possibilmente, e renderlo magari come magico e non renderli come elementi, ma renderli come tipologie di attacco, in modo tale che comunque si potesse creare una sorta di equilibrio all'interno dei vari parti, utilizzando magari parti di tipologia fisica e parti di tipologia magica, per avere comunque anche un minimo di, diciamo, di break e non contare solo ed esclusivamente sugli elementi, perché all'interno del gioco in questo caso si utilizzeranno solo ed esclusivamente gli elementi per breccare gli avversari, e a noi interessa breccare gli avversari proprio per tutti i motivi che abbiamo detto precedentemente. Ma questa ovviamente è una mia idea, cioè è un mio pensiero ovviamente maturato durante questo periodo, ma alla fine ci accontentiamo di quello che il gioco ci ha dato. Per cui 7 elementi di gioco presenti all'interno di questo titolo e ognuno di essi avrà una sua peculiarità. Iniziamo parlando dell'elemento di tipo vento. L'elemento vento che cosa ci consente di fare? Ci consente di effettuare ovviamente danni della tipologia, quindi della tipologia elementale, quindi in questo caso danni di elemento vento, ma nel momento in cui riusciremo a breccare il nostro avversario tramite la debolezza elementale del vento, applicheremo un effetto addizionale che si chiama effetto wind shear, o per meglio dire il taglio del vento, se lo volessimo tradurre in italiano, giusto per portarci un pochettino avanti. Che cosa ci consente di fare questo effetto addizionale? Ovvero applicare un dot. Che cos'è un dot? Un dot è un damage over time, quindi vuol dire un danno che viene ripetuto durante il tempo. Quindi viene applicato questo effetto, che può durare ovviamente diversi turni anche in base alle specifiche del personaggio, e così ogni qualvolta il nostro avversario riprenderà il turno, una volta passato lo status break, ci consente appunto di infliggere questo danno addizionale. C'è anche da dire che il break è una meccanica che ormai si sta utilizzando spesso e volentieri all'interno dei giochi di ruolo. Guardate per esempio anche i titoli di Octopath Traveler, che per esempio hanno queste tipologie di break e queste tipologie di danni che per l'appunto vengono aumentati e ci consentono appunto di avere questo vantaggio strategico proprio all'interno della battaglia. Il break serve anche per interrompere magari una tecnica o un particolare attacco dei nostri avversari, quindi è molto importante conoscere gli elementi ed è molto importante conoscere anche che cos'è il break e come funziona. Andiamo avanti però, anche perché questo video non sarà molto lungo, dato che appunto gli elementi si possono appunto riassumere e quindi fondamentalmente perderemo un po' meno tempo. Poi abbiamo appunto l'elemento fisico. Elemento fisico che io sinceramente non avrei reso come elemento, ma avrei reso come tipologia di attacco, in modo tale da permettere a tutti i giocatori anche di magari breccare più lentamente, però avere la possibilità comunque di breccare in maniera costante i nostri avversari e non solo tramite gli elementi, che per il ragionamento che c'è all'interno del gioco ci può stare, però
personalmente parlando, avrei agito in maniera diversa. Comunque, elemento fisico. Elemento fisico è probabilmente quello più, diciamo, semplice, tra virgolette, proprio perché appunto rappresenta in teoria il danno fisico. Infatti, utilizzando attacchi fisici e danni fisici, noi faremo ovviamente il danno del corrispettivo elemento, ma quando breccheremo il nostro avversario tramite la debolezza elementale del danno fisico, applicheremo un effetto addizionale, che è l'effetto bleed, ovvero sanguinamento. Effetto sanguinamento che anche in questo caso, ovviamente come tutti i break, ci consente di avere del danno aumentato da parte di tutti i nostri personaggi, ma al tempo stesso applica anch'esso un dot, che ovviamente può dipendere sia come potenza sia come durata, ovviamente dalle caratteristiche del nostro personaggio. Successivamente abbiamo il danno fuoco. Il danno fuoco che invece può essere ovviamente utilizzato e applicato dai membri del party che utilizzeranno questo elemento e applicheranno appunto, per meglio dire, faranno danni di tipologia fuoco, e quando si verrà a breccare il nostro avversario tramite ovviamente la debolezza elementale, applicheremo l'effetto addizionale burn. Effetto addizionale burn che per l'appunto intende scottatura o bruciatura, cosa ci consente di fare? Ovvero applicare anche in questo caso un dot di tipo fuoco, che solitamente dura magari qualche turno in più e ovviamente applica i danni per, diciamo, applica danni nel tempo. Se non ricordo male, tra l'altro, c'è una piccola cosa da sottolineare, che il danno da scottatura, o comunque la scottatura in generale, può essere applicata anche senza il break, però bisogna vedere ovviamente come gioca in quel caso la resistenza elementale dei nostri avversari, perché ovviamente i nostri avversari possiedono anche delle resistenze e delle debolezze elementali, come giusto che sia, e quindi delle volte anche breccando i nostri avversari tramite la tipologia di attacco diverso, non applichiamo praticamente l'effetto addizionale, perché appunto abbiamo una sorta di equazione, no? All'interno del gioco, che sfrutta le variabili di applicazione dell'elemento e di resistenza dell'elemento. Quindi qualora il nostro avversario abbia dei valori superiori, in questo caso per quanto riguarda la resistenza, non subirà questo questo effetto addizionale. Successivamente parliamo del ghiaccio, che è uno dei miei elementi preferiti al momento, anche perché possiedo comunque la maggior parte di personaggi ghiaccio, ma dal punto di vista strategico il ghiaccio è uno dei miei effetti preferiti. Perché? Perché ovviamente utilizzare attacchi di tipo ghiaccio ci consente di infliggere la debolezza all'elemento ghiaccio, e ogni qualvolta noi brecchiamo il nostro avversario tramite danni di ghiaccio, applichiamo l'effetto addizionale freeze, ovvero congelamento, che ci consente praticamente di immobilizzare il nostro avversario per un turno e di applicare anche dei danni addizionali dello stesso elemento, quindi danno addizionale ghiaccio. Ma la cosa importante, e che comunque anche molto utile in alcune situazioni, è per l'appunto questa sorta di paralisi, quindi blocchiamo il nostro avversario per un turno e poi successivamente noi possiamo continuare ad attaccare. C'è anche da dire che comunque il freeze non fa perdere troppi turni al nostro avversario, perché appunto lo fa attaccare magari uno o due slot dopo nella riga, diciamo, di controllo delle turnazioni, quindi ci consente comunque magari di temporeggiare, o comunque ci consente di poter organizzare meglio le nostre difese, ma diciamo è una cosa che è comunque valida, e secondo me è comunque buona per un gioco che per l'appunto tratta strategia al suo interno. Andiamo avanti con i danni tuono. I danni tuono, che invece, da quello che ho potuto vedere al momento, sembrano essere quelli con il dot più forte, perché appunto anche in questo caso abbiamo danni di tipologia tuono, e breccando il nostro avversario tramite la debolezza elementale del tuono applichiamo un dot tramite l'effetto shock. Effetto shock, che è un effetto addizionale che si applica col break, che praticamente infligge questo dot, e poi nel turno
turno successivo applicherà il danno. E quello che ho visto finora, ora non so se è stata una casualità o se è effettivamente così, ma il dot di tipologia tuono è quello che ho visto più forte al momento all'interno del gioco. Quindi questo è un buon, magari potrebbe essere un buon, come dire, potrebbe essere un buon indizio anche su personaggi futuri che possono giocare con magari delle meccaniche dot e fare dei danni nel tempo. Successivamente abbiamo gli ultimi due elementi che sono probabilmente quelli più particolari, il elemento quantico o quantum, detto in inglese, che praticamente ci permette in questo caso di infliggere danni della tipologia di elemento stesso, e nel momento in cui si effettua un break elementale di questo elemento applichiamo l'effetto addizionale entanglement, che sarebbe appunto avvolgimento o comunque strettoia, chiamatelo così, no? Tradotto in inglese vuol dire per l'appunto diciamo una stretta molto forte, quindi avvolgimento. Che cosa ci consente di fare questo effetto? Addirittura ci permette di delayare l'azione del nostro avversario, quindi di posticipare l'azione del nostro avversario, e inoltre se attacchiamo un nostro avversario con questo effetto, praticamente aumentiamo il danno addizionale che gli verrà applicato il prossimo turno. E quindi quando noi delayiamo il nostro avversario tramite il danno quantum, se applichiamo nuovamente questo danno quantum, il turno successivo faremo un danno addizionale, quindi riusciremo in un qualche modo a fare un danno addizionale ai nostri avversari. Quindi direi molto 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 comodo, soprattutto per personaggi come Zila, che riescono comunque a recuperare il turno quando magari eliminano un avversario, e quindi riusciamo praticamente a magari a breccare più avversari e quindi riuscire appunto poi ad applicare magari questo, come dire, questo malus anche ad altri avversari. Infine ci spostiamo verso il danno immaginario o imaginary, detto in, o illusorio probabilmente come verrà tradotto in italiano, dove appunto abbiamo questa tipologia di danno che ovviamente infligge danno d'elemento, e quando breccheremo il nostro avversario tramite questo elemento applicheremo l'effetto addizionale imprisonment, che sarebbe per l'appunto imprigionamento. Questo è un effetto molto molto figo, perché è praticamente l'unico effetto che, a differenza di tutti gli altri, non solo delaia l'azione, quindi posticipa l'azione del nostro avversario, ma applica anche un debuff, quindi è un break più debuff, ed è l'unico elemento al momento, perché non ci sono comunque altre non ci sono altri elementi e non ci sono rework praticamente di questi elementi in corso, che applica anche un debuff, in questo caso lo speed down, quindi la riduzione della velocità dei nostri avversari. E sinceramente parlando, in combinazione con il danno quantum, diciamo un team immaginario barra quantum può essere effettivamente molto interessante, perché appunto si può rallentare l'avversario, riattaccare con i nostri magari alleati di che applicano danno quantum, e quindi di conseguenza incrementare i danni che infliggiamo agli avversari. Quindi anche negli elementi ci sono elementi strategici, quindi bisogna comunque vedere come comporre i team, non solo in base alle classi che abbiamo visto già la scorsa volta, ma anche in base magari a degli elementi che ci consentono appunto di avere un vantaggio in campo, piuttosto che magari anche un vantaggio di classe, no? Mettiamola così. Quindi per il momento penso che possa essere tutto. Questi sono tutti gli elementi che sono presenti all'interno del gioco con i loro effetti. È un video che comunque spero possa aiutare magari chi ha qualche difficoltà con la lingua, visto che c'è magari chi ha difficoltà con la lingua e possa effettivamente avere la possibilità di leggere anche queste, diciamo, diapositive, queste slide fatte da me, che potete tranquillamente screenshottare o comunque potete condividere se volete. Non, per me non c'è nessun problema, anzi se me lo ricordo ve le metto direttamente in descrizione in modo tale da poterle scaricare direttamente, e per il resto non c'è altro da dire. Quindi io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato d'aiuto, io vi rinnovo gli appuntamenti qui sul mio canale YouTube
oppure, se volete, in live a partire dalle ore 21, quasi tutti i giorni sul mio canale Twitch. Trovate tutto in descrizione, vi invito a passare del tempo insieme a noi con una bella community che sta crescendo e quindi abbiamo la possibilità di interagire con più persone. Grazie ancora per essere stati con me e alla prossima. Bye bye!